giorno all'avvocato Meteorizza del foro di Milano, non vorrei dire una stupidaggine, del foro di Milano, l'avvocato Rizza segue Luigi Addisi che è un politico che ha fatto carriera qui nel nord, a Rho in particolare, e che è stato arrestato qualche mese fa per accuse pesanti di mafia, di 'ndrangheta, di aver favorito una cosca, eccetera, eccetera. Buongiorno avvocato, e grazie di essere a Claudio Felice. Buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Il foro è di Milano, avete anche altre filiali? No, foro di Milano. Foro di Milano. Allora, avvocato, intanto la prima domanda. Addisi, grande pubblicità sui giornali durante l'arresto e poi blackout. Come sta il suo assistito? Il mio assistito ovviamente sta in situazione adesso psicologica molto molto provata, perché ha sempre manifestato la sua estraneità alle accuse che sono state contestate. Adesso siamo in attesa che il processo venga assegnato un nuovo giudice per celebrare il rito abbreviato, che è stata la scelta effettuata insieme al signor Addisi. Come ha vissuto la vita del carcere, della detenzione? È ancora detenuto? Come ha vissuto? Lui è ancora detenuto, abbiamo provato a fare un'istanza di concessione degli arresti domiciliari, ma è stata rifiutata. E attualmente è sottoposto presso il centro psicologico e sorvegliato a vista, perché hanno notato effettivamente una situazione a rischio di possibilità di gesti anticonservativi. Abbiamo effettuato un'altra istanza, questa volta supportata da una perizia, da una consulenza di parte redatta da uno psichiatra, che conferma il rischio di gesti incauti da parte di Addisi. C'è stato un tentato suicidio, come è avvenuto, come è stato salvato, ci può dire? Questa situazione che effettivamente adesso lei mi prende un po' così a sorpresa, perché era una notizia che non era venuta fuori, però sì, in seguito proprio a questa situazione che è stato nominato un consulente da parte nostra e un perito da parte del giudice per valutare proprio le condizioni di salute e la compatibilità di Addisi con il regime carcerario. Quando è avvenuto questo tentativo? Perché la notizia appare solo ora, ma tramite noi, ma di un po' di tempo fa. E quando è avvenuto e come l'avete scoperto? Sono state le guardie carcerarie? Cos'è successo? Ci dica un po'. È avvenuto il 3 marzo, è avvenuto ovviamente all'interno del bagno della cella dove Addisi è detenuto, ed è stato poi soccorso sia dal concellino e poi dalle guardie che hanno evitato il peggio sostanzialmente, e da lì poi è stato sottoposto presso questa cella, tra virgolette, si dice a rischio, sorvegliata a vista per evitare che potessero esserci altri gesti del genere. Questa cella, mi ripete l'aggettivo perché è andata via la voce? La cella viene denominata cella a rischio. Ah, ok. Perché noi non siamo tutti tecnici, non sono tutti tecnici quelli che ci ascoltano, per cui cerchiamo un po' di spiegare. Ma la cosa che io credo realmente assurda in questa vicenda è mantenere al di là di questo, del gesto posto in essere da Addisi e della situazione psicologica nella quale lui si trova, è una situazione assurda mantenere in carcere a distanza di 5 mesi un soggetto che avrebbe avuto la sola colpa di porre in contatto due parti che la procura ritiene essere uno dei due un mafioso. Un episodio avvenuto nel 2008, un soggetto poi completamente incensurato, che ha anche reso e depositato un memoriale al giudice dove spiega come, perché e in quale situazione si è trovato viziato in questa vicenda, non omettendo assolutamente nulla, e nonostante ciò sia il giudice prima sia la procura comunque hanno dato un parere negativo e hanno respinto l'istanza di concessione degli arresti domiciliari.
Sì, diciamo che la vicenda, secondo le accuse, è un po' più grave, cioè lui avrebbe tentato di favorire, è intervenuto questo piano del comune, no, forse c'è uno spessore un po' più incisivo nella vicenda, l'affare immobiliare, insomma, ci vuole spiegare? Allora, l'abuso d'ufficio secondo me è più una leggerezza che un vero e proprio abuso d'ufficio, perché il voto che Azzisi, quello che non è emerso, il voto che Azzisi e la presenza di Azzisi presso il Consiglio nel momento in cui è stato approvato questo piano era un voto completamente ininfluente. Le intercettazioni ambientali che vedete, telefoniche, che vedevano Azzisi millantare la necessità di un rinvio del Consiglio per poter far approvare poi il piano è un'altra sua bugia, tra virgolette, perché sono previste due sedute per legge, c'è la prima seduta e dopo 6 mesi un'altra seduta necessariamente per confermare l'approvazione del piano regolatore. Il voto di Azzisi, fosse stato o non ci fosse stato, il piano era stato già approvato con le variazioni presentate dal l'ingegnere che rappresentava la ditta appaltatrice, che aveva comprato poi l'immobile di Cernate. Senta, ma qui leggo, stai attento a quello che facciamo qua perché io ti leggo per il collo, ti metto alla macchina e ti porto in giro. Gigetto Addisi, come viene chiamato nei dialoghi intercettati, resta poi intrappolato nell'affare, quindi sono minacce rivolte a lui. Non è esattamente una carezza, avvocato Rizza. No, ma sono minacce che lui subisce, non minacce che lui fa. Ma che vuol dire? Scusi, se lei entra in una logica dialettica, chiamiamola così, con certe persone e poi ci sono, è chiaro che quelli poi ti ricattano, no? Diciamoci la verità, avvocato, o sto semplificando? Indubbiamente, però uno può trovarsi intrappolato o comunque in una situazione che poi va al di là di quelle che potevano essere le sue aspettative. Cioè, Tatiti conosce due soggetti che per lui sono due imprenditori e li conosce questi nel 2007. Le telefonate che lei aveva adesso citato sono intercettazioni telefoniche che avvengono nel 2013, cioè 6 anni dopo. Io posso avere conosciuto nel 2007 dei soggetti, Parliamo dei Mancuso, scusi magari. per essere chiari. Parliamo Come? dei Mancuso, della famiglia Mancuso per essere chiari, scusi, non tutti sanno. No, no, lui non conosce la famiglia Mancuso nel 2013 perché la famiglia Mancuso c'è soltanto un rapporto di affinità, perché ha sposato una parente di Una lui, ma parente non ha che alcun lui rapporto definisce intimo. acquisita, certo, ok. Esattamente, quindi ha un rapporto di affinità, ma lui vive a Milano da oltre 40 anni, quindi non ha rapporti con la famiglia della moglie, non ha mai avuto questi rapporti e tutte le attività di indagini, anche adesso che hanno chiuso le indagini, hanno depositato tutti i fascicoli, non è emerso in tutti gli anni alcun contatto tra Azzisi e i familiari acquisiti, la famiglia del Mancuso. Quindi di chi parliamo per essere chiari con chi ci Beh, ascolta? no, è quello che risulta poi dal capo di imputazione, il rapporto lui l'ha avuto con l'imprenditore Galati e con l'imprenditore Morsino, sarà la procura eventualmente che dimostrerà se questi soggetti avessero altre qualifiche. Cioè, lei dice, questi erano imprenditori, lui non poteva sapere che avevano queste diramazioni e quindi non, cioè, non vale, non poteva non sapere questo? Ma non solo non potevano sapere, perché sembra facile poi una difesa del genere, però Galati, che fino ad oggi risulta essere quasi completamente incensurato, è un imprenditore, Mondino è un altro imprenditore, lui non nega il fatto storico, cioè di avere messo in contatto questi due soggetti e anche la dazione dei soldi. Quindi perché il suo ruolo era quello di intermediario tra due parti, in un contesto in cui già Monzino aveva attinto a soldi in contanti da parte di altri imprenditori e risulta dagli atti questo in maniera chiara. Quindi per lui in quel momento era un'operazione completamente lecita poter far sì che un imprenditore che aveva bisogno di liquidità si incontrasse con un altro imprenditore e hanno concluso un affare. Per aiutare la Scusate, città, dice. esatto, l'accusa che invece quei soldi provenissero da
attività illecita di tipo mafioso, e poi si vedrà. Quella è la contestazione. Questa è la cosa. Senta, si sente, lui ha avuto, era del Partito Democratico, insomma, del PD, il PD insomma, il rapporto non è stato molto, nell'ultima fase, molto molto sereno. E, prego. No, lui allora, un'altra cosa che non so se è chiara, lui si è dimesso prima che venisse arrestato, non si è dimesso dopo, perché lui aveva già lasciato la carica di consigliere, aveva lasciato il partito già ad aprile del 2014 e già lavorava poi come privato e tutto, quindi non è, le dimissioni non sono susseguenti all'arresto, ma era già... Però fino ad allora il partito aveva sempre avallato, diciamo, non c'era stato nessun problema con il PD, corretto? Non c'era stato nessun problema, ma anche assolutamente, ma anche i soggetti e i tecnici comunali che sono stati sentiti anche direttamente dalla procura hanno dichiarato che Addisi non ha fatto alcuna pressione per quanto riguarda la questione dell'affare di Lucernate, e questi atti sono nel fascicolo. E perché allora questa tensione, secondo lei, col Partito Democratico e ha avuto questa poi impennata e con le dimissioni? Quale idea si è fatta lei? Ma come lei può immaginare, nel momento in cui in un partito politico qualcuno viene accusato di un reato che comunque è grave, di avere favorito un'associazione mafiosa, quasi tutti cercano di allontanarsi senza aspettare di vedere se effettivamente vi sia un fondo di verità o meno. Quante volte poi abbiamo visto alla fine dei processi, non cito nessuno, che poi invece sono stati assolti perché ha fatto un giustizio per non aver commesso il fatto. Ma secondo lei è un po', non è un po' ipocrita finché le cose vanno, avallare e poi improvvisamente, quando vi salta fuori neanche una condanna, perché non stiamo parlando di condanna, ma un'accusa, poi prendere le distanze, non è un po' ipocrita? È quello che ha appena appunto sostenuto, l'ipocrisia contraddistingue tutti, tra molto di più credo poi i partiti politici. Due pesi e due misure, ma anche due pesi diversi. Comunque Addisi ha una posizione e un ruolo sicuramente minore rispetto a quello che potrebbe avere Del Rio. È molto più facile scaricare Addisi e non Del Rio. Lei dice molto più semplice questo, però due pesi e due misure, corretto? Sicuramente, sicuramente. Corretto. Senta, cosa farete adesso? È stato rifiutato, lui vive lì vigilato, e temete qualcosa? Ovviamente siete preoccupati, familiari, eccetera. È ovvio, noi abbiamo riproposto una nuova istanza di arresti domiciliari, questa volta supportata sia dalla relazione del carcere, dove da atto del gesto autolesionistico, sia una perizia, una consulenza di parte che concluse con una situazione di incompatibilità, e questa istanza è stata riproposta al GIP. Come difensori riteniamo di avere fatto tutto il possibile, spero che non succeda nulla di irreparabile, che i giudici si rendano conto che comunque, al di là della responsabilità o meno di Addisi, oggi questa persona possa ritornare quantomeno agli arresti domiciliari. Sì, questo è l'obiettivo che oggettivamente lei crede che sia possibile dimostrare che lui non sapeva chi fossero i vari Galati, Monzini, Vellone, eccetera? Ma c'è questo emerge anche dagli atti, secondo noi, quello che è la nostra linea difensiva, ovviamente. Il fatto che uno possa avere ricevuto 300.000 euro in contanti, è ovvio, potrebbe nascere anche un sospetto, un dubbio sulla provenienza. Non necessariamente vi deve essere un automatismo, arrivano 300.000 euro in contanti, sono sicuramente soldi dell''Ndrangheta. Perché in questa operazione, come le accennavo prima, l'imprenditore Mongino aveva ricevuto 250.000 euro in contanti da un altro imprenditore, senza l'intervento di Addisi. Quindi è un'operazione come un'altra, solo che interviene un nome di un imprenditore di origine calabrese, e quindi necessariamente questi soldi arrivano dall''Ndrangheta. Magari non è proprio così. Lei dice non, attenzione agli automatismi e al, quindi lui non si sente un
come dire, affine a quel mondo, non si sente per ma niente. Nella maniera più assoluta, lui ha sempre preso le distanze, non ha mai avuto contatti con alcune famiglie tacciate di presunta mafiosità, vive, ha sempre vissuto al nord. Non dimentichiamoci che anche da ultimo le operazioni Cerberus, due volte la Cassazione ha annullato la condanna e anche lì erano imbiscati degli imprenditori, forse la vicenda che lei ha pure seguito, sì. Anche quel processo, Papalia, Barbaro, annullati per due volte in Cassazione perché appunto quel processo poi non ha dimostrato l'esistenza di un metodo mafioso. Diciamo rimandati indietro, non annullati per essere corretti. Ha annullato la Cassazione e l'ha rimandato indietro per la celebrazione del terzo processo di appello. Certo. Così come anche Parco Sud. Ma per chiudere, il suo assistito è, come lo definirebbe? Un martire, un dimenticato, perché come ha detto lei non contava niente, cioè tra virgolette non contava niente in realtà, perché Ross, sappiamo tutti che c'è l'Expo, quindi fa gola, insomma, come lo definirebbe? Ma è difficile trovare con un aggettivo riassumere una persona. Sicuramente adesso come adesso io lo definisco un soggetto che si è trovato in una situazione più grande di lui, che non aveva intenzione assolutamente di favorire o essere vicino a famiglie mafiose, che è stato non solo abbandonato dal partito ma dimenticato ormai da tutti, in attesa di subire un processo. Quello che lui chiede anche nel memoriale che ha depositato il giudice è: questi sono i fatti, non nego di aver avuto questi rapporti, non nego di aver fatto da intermediario, ma non capisco perché devo rimanere in carcere, considerato anche a livello poi il rischio di ripetere questo reato, perché quello è il concetto che può portare il giudice a mantenere in atto una misura cautelare. Non vi sono più queste possibilità, quantomeno chiede di poter ritornare a casa. È in carcere da quanti mesi? Sono 6, 7, quanti? No? Lui è stato arrestato a novembre, quindi adesso non ricordo la data. Vabbè, sì. Senta, l'ultima cosa, questo passaggio di denaro, istituti 300.000 euro, da chi arrivavano e da chi andavano, per essere precisi? La 300.000 euro arrivavano dall'imprenditore Galati all'imprenditore Montino. Ho capito. E in questo come rientrava Disi? L'Adisi è entrato, il ruolo di Adisi è avere fatto conoscere Galati a Montino. Però lei dice che c'entra Disi in questo passaggio di denaro, sostiene lei? Secondo me non c'entra nulla, secondo la procura Disi era ben consapevole che invece quei soldi erano soldi di provenienza di una famiglia mafiosa, questo è il capo di imputazione. Ho capito. Bene, senta, avvocato, noi seguiremo ovviamente la vicenda di Addisi. Vuole aggiungere qualcosa che non abbiamo detto? No, io la ringrazio, spero solo che questa vicenda di Addisi si chiarisca e che lo stesso, in attesa poi della definizione del processo, possa quantomeno, questo lo auguro a lui, ritornare dalla sua famiglia. Una curiosità, avvocato, lei di dov'è? Io sono del Foro di Milano, ma di origine calabrese, ma vivo a Milano ormai dal 1986. Ho capito. Molti calabresi, io ero ieri in Calabria per i funerali di Giusti, per seguire i funerali del magistrato Giancarlo Giusti, e molti calabresi, gente comune che ho intervistato, così, mi dicono siamo bollati, basta essere calabresi per essere spesso additati. Lei ha avuto questa sensazione? C'è questo pregiudizio? Io ho avuto questa sensazione, io ho avuto l'esperienza di sentire un pubblico ministero di Milano dire in un'aula di giustizia: sei calabrese, sei mafioso. Il rischio c'è effettivamente di questo automatismo, perché non si comprende come mai 5 soggetti che vengono arrestati non calabresi per l'Expo non gli viene contestata un'associazione mafiosa, 5 calabresi che magari fanno anche dei reati, necessariamente devi contestare una 416 bis, cioè un'associazione mafiosa. Il problema non è verificare se qualche calabrese possa o no commettere un reato, perché ovviamente questo ci sta, ma non necessariamente se superano il numero di 3 sono una famiglia mafiosa. Questo è l'automatismo che è sbagliato e che negli ultimi anni, secondo il mio modesto parere,
a Milano sta andando oltre, perché i reati possono esserci, ma non necessariamente in un contesto mafioso. Bene, avvocato Rizza, la ringraziamo per questo colloquio e niente, le auguriamo un buon lavoro che non sarà proprio semplicissimo, immaginiamo. Va bene? Grazie avvocato. Va